Gerardo Della Ragione, consigliere comunale da praticamente 5 anni e candidato sindaco per la lista, appunto, lista civica Frimpaco, le prossime elezioni. Allora Giosi, il tuo punto della situazione, io non ti dico niente, né incipit né input, hai carta bianca su tutto come sempre. Buonasera, buonasera, è passato mezzogiorno, sì, quindi buonasera. Quindi sono stato parente. Buonasera a tutti, io innanzitutto vi ringrazio per essere qui presenti e per comunque avere anche la pazienza di ascoltare quelli che sono degli interventi che cercano di dare anche un indirizzo, una costruzione, no? Un obiettivo comune a quello che stiamo facendo questa mattina qui alle pendici del Castello Aragonese di Baia, in quella che era l'antica anche Baia, qui vicino, in un luogo fantastico e meraviglioso. Noi stamattina stiamo parlando, abbiamo parlato con gli interventi di loro, di cortocircuito, dei meridionalisti democratici, tra l'altro tra il pubblico, tra i cittadini presenti, vedo un'ampia partecipazione della società civile rappresentata sia come cittadini ma anche come singolarità associative, come singolarità politiche, e questo a noi appassiona molto perché veramente dà la possibilità di fare rete. Si è parlato di una produzione e di una consumazione a chilometro zero, che è la nostra proposta portata, che porteremo in consiglio comunale, ma io oggi voglio parlarvi di un altro tipo di produzione a chilometro zero, che è quello che noi cerchiamo di fare, che è quello che noi cerchiamo di raggiungere, che è appunto quello delle istituzioni a chilometro zero, cioè riportare le istituzioni tra la gente, riportare la politica, la possibilità di fare aggregazione, la possibilità di costruire insieme il futuro del territorio tra i cittadini. E questo è il nostro obiettivo. E come si può portare l'istituzione tra i cittadini? Come si può adottare, oltre che la filiera corta dell'agricoltura, anche la filiera corta istituzionale sul territorio? Attraverso due strade fondamentali. La prima, che è quella che adottiamo da 6 anni, è la politica 2.0, quella che facciamo sul web, quella che viviamo quotidianamente attraverso i nuovi canali di informazione, quella con cui cerchiamo di sensibilizzare l'opinione pubblica. Perché badate bene, l'operato di un politico, l'operato di chi si presta all'attività politica istituzionale non è molto dissimile da quella di un contadino. Il contadino la mattina si alza, sa che deve avere costanza, sa che deve cercare di produrre qualcosa dalla propria terra. Ebbene, noi come associazione, 6 anni fa, come un gruppo di cittadini, ci siamo resi conto che dovevamo scendere in strada e dovevamo coltivare il nostro territorio, ma ci siamo trovati dinanzi ad una coscienza civica arida, come se fosse una palude, un deserto, un luogo dove non era possibile coltivare, dove non era possibile trarre fuori dei frutti. E cosa sono i frutti? Noi per frutti non intendiamo semplicemente, in maniera spicciola, il voto, la preferenza elettorale. Questo veramente ci interessa, ma ci interessa poco, ci interessa almeno fino a un certo punto. A noi interessa che il territorio c'è. A noi interessa che il territorio riesca. Si sente? Sì, ok, si sente. A noi interessa che dal territorio possano essere prodotti e partorite idee, proposte, alternative, che si costruisca l'alternativa dal basso. Ed ecco perché le direttive sono due. La prima, abbiamo detto, è la politica 2.0, e l'altra è la politica tra la gente. Io qua tra di noi vedo anche numerosi candidati consiglieri della lista di Frimpaoli, tra l'altro nessuno lo propone mai, ma propongo un applauso al grande Mauro, che sta moderando in modo eccezionale tra la domenica mattina e l'attesa del big match allo Stadio San Paolo. Tra l'altro vedo anche altri in procinto già di recarsi lì. Quindi cosa significa politica tra la gente? La possibilità di vedere dai cittadini la proposta. Noi qualche giorno fa abbiamo tenuto in sede una bellissima riunione, c'era anche Antonio, c'erano altri che vedo qui presenti, in cui abbiamo detto, ragazzi, cittadini, meno ragazzi, comunque gioventù d'animo, adesso vogliamo raccontarvi quella che è la nostra proposta, il nostro programma di governo. E
Ebbene, noi abbiamo cominciato a parlare, il primo intervento è stato di Enzo Crosio, anche lui candidato, sul biodistretto dei Campi Flegrei, ma pochi minuti di intervento e da lì, e credetemi è stato così, e ci sono anche dei testimoni, per un circa mezz'ora abbiamo dato spazio alle persone, ai cittadini, ai candidati, e da loro uscivano fuori le proposte che noi avevamo partorito da 6 anni, cioè il programma lo stavano raccontando loro, ed è stato meraviglioso, perché ciò significa che il programma di Fribacoli, che il programma di queste liste civiche, è un programma di assoluta ragionevolezza, è un programma semplice, quello che vedete oggi, che è la rappresentazione trasportata sul nostro territorio di Bacoli, di una realtà attiva da anni, è fatto con estrema semplicità. Oggi la rivoluzione non è nulla di complicato, è essere semplici e sapere approcciare con semplicità la vita e sapere essere semplici nelle istituzioni. Noi ci comportiamo, quando ci relazioniamo con voi quotidianamente, lo facciamo con semplicità, senza particolari costruzioni, si prende una foto e si pubblica, siamo qui, siamo a Bacoli, siamo a Qualiano, siamo a Giugliano, cerchiamo di essere ovunque per dare, non per trasportare Fribacoli fuori dal territorio, ma per raccogliere dal territorio che a noi ci è confinante delle esperienze che possiamo portare qui, per contaminare bellezza. Guardate, è quella l'alternativa, riuscire a far sì che la bellezza che stiamo vivendo oggi su questo terreno, e tra l'altro ringrazio e propongo un applauso anche per la famiglia Carandante, per Franco, Antimo, Antonio, che oggi stanno dando la possibilità di essere qui, di fare un qualcosa che non è rivoluzionario, ma badate bene, quello che stamattina mi sta colpendo è che passeggiando tra i gazebo, tanti cittadini dicono: Giosi, ma io ho una terra, Giosi, io non riesco a vendere i miei prodotti, Giosi, ma potremmo creare anche qui un altro gazebo, potrei inserirmi qui. Noi stiamo cercando soltanto di aprire la finestra e dire alla popolazione che è possibile vivere in un altro modo, che è possibile capire che gli spazi possono diventare, oltre che aree parcheggio, anche spazi sociali, di socializzazione, di comunicazione. Ognuno di voi oggi sta acquistando, non so, una bottiglia di vino, un prodotto specifico del territorio, ma la cosa meravigliosa è che qui ognuno di noi sta interloquendo con l'altro, si sta scambiando esperienze, e questa è la meraviglia di questa realtà, e questa è la meraviglia del tornare a scendere in strada. Ed ecco perché noi lancio l'appello anche per un nuovo evento che terremo di qui a giovedì, che dà la rappresentazione pratica di come cerchiamo di portare le istituzioni tra la gente. Giovedì alle ore 17 alla Sala Ostrichina del Fusaro, altro sito meraviglioso su cui dopo approfondisco, perché poi mi faccio prendere dalla rabbia e cerco di essere quanto più calmo possibile, lì terremo una manifestazione, un'assemblea pubblica proprio su due concetti fondamentali: la legalità e lo sviluppo, perché noi crediamo che termini, che idee, che principi come quelli della legalità e dello sviluppo siano estremamente interconnessi tra di loro, perché dobbiamo smetterla di convivere con una politica di illegalità fatta di lavoro nero, fatta di frustrazione, fatta di giovani che o sono costretti ad emigrare oppure sono costretti a vivere un inverno da disoccupati e un'estate da schiavi nei ristoranti del nostro territorio, negli arenili delle nostre città. Dobbiamo smetterla. E noi siamo convinti che attraverso una politica sana, attraverso una politica economica fatta di legalità, dove la legalità, guardate, lo disse bene ad un convegno a Giugliano con Libera Don Ciotti, la legalità non è quello, il nostro fine non è la legalità è lo strumento che ci permette di raggiungere il vero obiettivo, che è la giustizia sociale. La giustizia sociale, oggi noi viviamo in una realtà istituzionale, legislativa, che è tutto fuorché giusta. L'abbiamo discusso qualche settimana fa, qualche giorno fa a Quarto, l'abbiamo discusso a Pomigliano, ne abbiamo discusso a San Giorgio a Cremano, ovunque c'è stata la possibilità
di parlare ad un microfono, ad un megafono. Noi cerchiamo di diffondere la nostra idea di giustizia. Le leggi possono essere cambiate per raggiungere i principi di giustizia, ed è per questo che noi cerchiamo nel nostro piccolo, entrando in consiglio comunale, oggi da minoranza e domani da maggioranza, per deliberare, quindi realizzare piccole leggi, piccoli momenti di indirizzo sul territorio per arrivare all'obiettivo, e l'obiettivo unico, grande Crosio, applauso al nostro manifesto vivente Enzo Crosio, professore prestato alla causa, al servizio comune. Il nostro obiettivo è quello di far sì che questa città possa considerare il municipio come vicino a sé. Guardate, il municipio di Bacoli, io diciamo ogni tanto rifletto anche sui miei studi, ho studiato lettere moderne, dalla Divina Commedia siamo arrivati in questo, speriamo, paradiso, riscattato dall'inferno e dal purgatorio. Se voi pensate anche sotto un profilo di dizione, di lessico, il municipio di Bacoli si trova in un luogo pianeggiante, cioè sul lago, quasi a faccia sul lago, eppure ogni volta che noi diciamo che dobbiamo recarci in municipio, goppo municipio, come se fosse lontanissimo dalla nostra realtà. Allora noi già sotto un profilo lessicale ci rendiamo conto di quanto le istituzioni siano un goppo lontano. Noi vogliamo riportarle tra la gente, trascinarle, vogliamo entrare lì non per sostituire una classe dirigente, ma per costruirla una nuova, per aprire la stanza dei bottoni a tutti coloro che hanno idee, proposte. Quando spesso adesso siamo costruendo il programma di governo su alcune questioni, non cerchiamo di essere specifici al 100%, perché? Perché ciò che ci accomuna, ciò che veramente ci appassiona, è il metodo con cui ci approcciamo alla realtà, è un metodo partecipativo. Quando discutiamo, ogni discussione si suddivide in due parti. Nella prima ognuno può dire ciò che vuole, io la vedo bianco, tu la vedi nera, io arancione, io fucsia. Ma il secondo passaggio, che è fondamentale e che dà il senso della democrazia reale, della democrazia popolare, è quello che ognuno di noi deve avere la capacità di cedere qualcosa per arrivare al punto mediano. E allora capiterà una volta in cui Giosi rinuncia all'80% e Mauro solo al 20%, e capiterà un'altra volta in cui Lori rinuncia al 90%, spesso capita, e invece altri rinunciano soltanto al 10%. Ma ognuno di noi sa che il discrimine tra questa realtà e le altre, oltre che nelle proposte, nella proposta in sé, e nel metodo con cui arriviamo alla proposta, che è un metodo di partecipazione assoluta, dove ognuno di noi si sente garantito con l'altro. Allora quando io entro in riunione con una proposta nera e ne esco con un colore arancione o bianco, io ne sono felice, perché è stata partorita da una discussione dal basso, da una discussione che si è partecipata. E mi avvio alla conclusione, e vi ringrazio per questo momento partecipativo, comunicandovi che cosa? L'idea principale del nostro programma, che è quella del biodistretto dei Campi Flegrei. Cos'è il biodistretto, no? Utilizziamo queste parole che a volte sono anche non conosciute e quindi distante dal lessico comune. Il biodistretto è esattamente, in piccolo e in grande, da qualsiasi ottica lo si voglia guardare, quello che stiamo facendo qui stamattina, cioè mettere in comunicazione in realtà la produzione a chilometro zero, la comunicazione a chilometro zero, la partecipazione a chilometro zero, le proposte a chilometro zero, quello che stiamo cercando di fare. Bio che è vita, è distretto, creare una rete. Prima vi ho parlato, con questo voglio concludere, perché non si può non concludere con la nostra principale risorsa, che non sono i siti archeologici, che non è il lago Miseno e il lago Fusaro, che non è neanche lo splendido panorama che abbiamo la possibilità di guardare dal lago d'Averno o dalla panoramica di Monte di Procida. La nostra risorsa è il polo culturale, è il polo museale. Stamattina ci troviamo alle pendici del castello aragonese di Bai, che già per questo merita
lode per chi ama in particolar modo la frazione di Baia, arrega un sorriso, ma all'interno del castello oggi e dal 2008 è presente l'unica testimonianza vivente della città flegrea, è presente il museo archeologico dei campi flegrei, inaugurato nel 2008, finanziato con oltre 30 milioni della comunità europea e che non ha creato un solo posto di lavoro. Allora noi siamo convinti che l'occupazione possa essere creata non mettendo un custode in più, non mettendo semplicemente qualcuno che ti apre la porta, ma abbiamo bisogno di chi ci apre le porte, abbiamo bisogno di chi renda fruibili i nostri siti archeologici, di chi renda fruibili le nostre risorse per metterle in rete, per far sì che alle pendici del castello ci sia chi venda le cartoline, chi possa vendere i gelati, che più distante passeggiando a piedi si possono aprire esercizi commerciali, che ci sia la possibilità di vivere il panorama come una ricchezza, i nostri siti come una ricchezza. E chiudo, la principale ricchezza che abbiamo dimenticato, siamo noi cittadini, siamo noi a decidere se un territorio vuole o vive, siamo noi a decidere se un territorio crea occupazione o disoccupazione, abbiamo scelto noi queste classi dirigenti, abbiamo deciso noi di disinteressarci alla vita pubblica. Abbiamo deciso noi di permettere ad altri di scegliere non del nostro futuro, perché imparare bene, mi rivolgo anche a chi ha qualche anno più di me, più di noi, almeno sotto un profilo anagrafico, voi non state scegliendo, delegando questi personaggi il vostro futuro, ma state condizionando il mio futuro, il futuro di mio figlio, il futuro di mio nipote, il futuro di chi vede questa terra non come un'opportunità ma soltanto come una privazione. Oggi questa terra crea infelicità e disoccupazione. Noi attraverso la valorizzazione del polo culturale, del polo museale, ossia mettendo in rete tutte le nostre risorse, se oggi voi fate due passi al centro storico di Bacoli o a via Vanvitelli al Fusaro o a Cuma, troverete i negozi chiusi ed è uno scandalo che con una bella giornata di sole, cioè a Bacoli per fare turismo basta una giornata di sole, basta che ci sia il sole e le persone arrivano automaticamente sul nostro territorio. Allora va bene il turismo balneare, va bene che ci andiamo a vedere la Sibilla, e forza Sibilla, tutta forza, anche forza Virtus Baia, ovviamente, ma quello che ci deve essere il nostro comune denominatore è che le ricchezze di questo territorio possono garantire occupazione per tutti, possono garantire a tutti di crearci un futuro partendo da un presente più solido. Restiamo sui territori, partiamo dai territori, e veramente grazie a tutti quanti voi che state permettendo oggi di vivere un'esperienza bellissima e meravigliosa. La ricchezza è di fronte a voi e la ricchezza è dentro di voi. Impariamo tutti ad essere protagonisti della nostra città e ad essere protagonisti non per un futuro diverso ma per un presente che già oggi, già un minuto fa, si sta cambiando, sta mutando. Quindi giovedì tutti al convegno su legalità e sviluppo per far sì che questa città, non solo attraverso Fribacoli perché è riduttivo o attraverso una rete, ma attraverso tutti quanti noi, possa essere una città di inclusione e non più di esclusione, dove i giovani vedano opportunità e non privazioni. Grazie.